Beh, come ogni anno ci troviamo qui per fare gli auguri alla città di Torre del Greco, alle comunità parrocchiali. Tutti noi sacerdoti stiamo facendo un po' gli auguri per questo Natale che ci prepariamo a vivere. E allora, cari amici, cari fratelli e sorelle, perché siamo abituati a dire sempre fratelli e sorelle, cara città di Torre del Greco, non guardiamo alle cose più esterne, ma fermiamoci a guardare, ecco, la nascita di Gesù Cristo. Lasciamo che i nostri occhi si fermino davanti a questa grotta di Betlemme, a quella mangiatoia. Devo dire la verità, peccato che non mi è arrivato ancora un bel libro, un bellissimo libro di Angelo Comastri, il cardinale Angelo Comastri, che ha scritto e ha presentato il 1° dicembre. Ecco, Natale, preparare la culla. E allora prepariamo questa culla, Gesù bambino. Prepariamo i nostri cuori. Ecco, gli auguri di questo Natale, come ce le facciamo ogni anno, questo è vero. Ci diciamo serenità, pace, ma il mio pensiero, carissimi, è quello di non togliere lo sguardo alla culla di Betlemme, di non togliere lo sguardo, anzi, a quel bambino, quel figlio di Dio che viene in mezzo a noi per donarci il suo amore. Questo è Natale. Dio ha tanto amato il mondo da dare a noi il suo figlio. E allora questo è l'augurio che faccio a tutti voi di questo Natale 2022, che sia serenità, che sia pace, che sia amore, ma che tutti guardiamo quel giorno, che guardiamo a quel bambino, a quella tenera creatura che viene in mezzo a noi per portarci amore. Buon Natale, di cuore a tutti voi.